Nel 14 gli eserciti tedesco, francese, russo e britannico andarono in guerra e tutti i loro ecclesiastici proclamarono che Dio era dalla loro parte. Nulla fu più dannoso per le chiese della pretesa di ognuna che Dio fosse dalla rispettiva parte. Nel 18 il cinismo, lo scetticismo sulla credibilità delle chiese era ormai tale che la stragrande maggioranza dei soldati tornò dalle trincee profondamente delusa e non più disposta ad accettare l'autorità morale di una chiesa che li aveva così vergognosamente ingannati. Alcuni di questi giovani usciti dalle trincee diventeranno 15 anni dopo figure di spicco del partito nazista. Come sarebbero andate le cose se i luterani avessero agito come testimoni e se lo avessero fatto i cattolici? Secondo me la storia sarebbe stata molto diversa. La posizione dei testimoni di Geova nella Germania nazista era unica fra i cristiani di tutte le confessioni, costituiva un caso a sé. In Germania si sapeva chi erano i testimoni di Geova e quali principi professavano. Si discuteva dei testimoni di Geova per certe cose che il nazionalsocialismo non poteva tollerare. Si parlava di loro perché rifiutavano il servizio militare e perché non giuravano fedeltà alla patria, come era dovere di ogni tedesco, secondo il nazionalsocialismo. L'ecclesiastico protestante Martin Niemöller, egli stesso un ex internato, rese omaggio ai testimoni in una sua predica. A migliaia i Bibelforscher sono finiti nei campi di concentramento e sono morti per aver rifiutato di prendere parte alla guerra e di uccidere altri uomini. A Wevelsburg la solidarietà salvò la vita a 26 testimoni destinati a morire per sfinimento. I 26 avevano rifiutato il servizio militare. Le SS li volevano vedere morti. Quando il sinistro intento del nazismo nei confronti degli ebrei divenne chiaro, come reagì il mondo religioso sia a livello di chiese che di singoli individui? La realtà è che i cristiani moderati erano profondamente influenzati dalla propaganda nazista. Perciò quando nel novembre del 38 si verificò il pogrom della Notte dei Cristalli, una dimostrazione inequivocabile dell'antisemitismo nazista, le chiese tacquero. Non pochi rappresentanti delle chiese incitarono pubblicamente all'odio verso gli ebrei. Di sicuro non fu così fra i testimoni di Geova. L'antisemitismo è una manifestazione di razzismo e mai e poi mai i testimoni di Geova avrebbero considerato gli ebrei come esseri inferiori a motivo della loro origine. Per loro tutti avevano la stessa dignità, tutti erano uguali. Le centinaia di testimoni di Geova rinchiusi nei campi cominciarono a notare un grande afflusso di prigionieri ebrei. La rivista Consolazione chiese: come si può restare in silenzio? Come sarebbero andate le cose se i luterani avessero agito come testimoni e se lo avessero fatto i cattolici? Secondo me la storia sarebbe stata molto diversa. Non ho mai incontrato un sopravvissuto che non ricordasse i testimoni e tutti dicono le stesse cose. Un piccolo gruppo di persone facilmente riconoscibili che portavano il triangolo viola sull'uniforme di prigionieri. Vi diranno di come condividevano il cibo e avevano cura gli uni degli altri e di come erano pronti a dialogare con altri prigionieri, ad aiutarli e a sostenerli. Sembra sia rimasto scolpito nella loro mente. Parlarono chiaro fin dall'inizio, parlarono con una sola voce e parlarono con enorme coraggio.